Manca Elisa, non c'è. Giulia. Ma lei Giulia non lo messo il cartello. Si è fatta male al piede. Prova, sì. Prova. Giulia c'è. Manca Giulia. Siamo in attesa della capogruppo. Chiama Giulia. Non l'avete messa nemmeno qua. Ah sì sì. Ma manca il cartello della... Lo so, gliel'ho detto alle 9. Te lo mando, perché ce l'hanno mandata a me. Troppo dove? Buongiorno, allora diamo inizio allora alla conferenza stampa. Subito la parola al capogruppo Giulia Grillo. Buongiorno e grazie di essere qui. Ci troviamo in un momento di grande difficoltà per questo paese. Assistiamo all'esito di un governo totalmente irresponsabile che ha portato a votare su un referendum che i cittadini italiani hanno sonoramente bocciato a ridosso della votazione della legge di bilancio. E siamo qui proprio oggi per parlare di questo. L'irresponsabilità di un governo che ha bloccato per mesi il paese, spendendo anche molti soldi per affrontare questa riforma. Il Movimento 5 Stelle, come sapete, ha fatto una scelta difficile ma responsabile. Crediamo che non ci si possa permettere in questo momento di continuare a intrappolare questo Paese su discussioni su una nuova legge elettorale.
Noi avevamo proposto una legge elettorale votata sul blog con i cittadini, una legge molto democratica che infatti abbiamo chiamato Democratellum, e che questo governo, lo stesso governo che oggi ha portato il Paese in queste condizioni, vincolando una legge elettorale a un risultato già secondo loro scelto di vittoria della riforma costituzionale, il Democratellum l'abbiamo proposto e da queste stesse persone è stato bocciato. Ci rendiamo conto che non c'è il tempo di mettersi a giocare letteralmente sulla legge elettorale, mentre l'Istat ieri di nuovo ha certificato che 17 milioni e mezzo di cittadini italiani, il 28%, sono a rischio povertà, e al sud 1 su 2, quello stesso sud da cui è arrivato uno schiaffo sonoro a questa riforma costituzionale. Non possiamo più perdere tempo, perché la vera necessità del Paese è questo: dobbiamo rianimare questo Paese partendo dal suo cuore, che sono proprio i poveri. Adesso avremmo potuto fare, il governo ha speso quasi 36 miliardi di euro tra bonus, mancette elettorali e Jobs Act, avremmo potuto fare ben 2 redditi di cittadinanza. Non ci sono più scuse per fingere che questo problema non esista. Una classe politica responsabile prende atto di questo scenario, prende atto di un voto che è arrivato proprio dalle parti più sofferenti di questo Paese. Il Movimento 5 Stelle ha fatto del reddito di cittadinanza proprio il suo cavallo di battaglia, perché ha capito, prima di una classe politica lontana dai cittadini, che era lì che bisognava intervenire. Quindi non ci sono più scuse, si userà la legge elettorale attualmente chiamata Italicum, depurata, corretta dopo il voto, dopo la sentenza della Consulta, si applicherà anche al Senato, e non vogliamo metterci insieme ad altri politici che dei cittadini italiani hanno dimostrato di non avere alcun rispetto. Si va a votare anche con questa legge elettorale su correzioni che la Consulta fa, ricordiamolo, anche su un ricorso fatto proprio dalla nostra forza politica, che ha contestato di questa legge elettorale alcuni aspetti che noi siamo sicuri verranno giudicati incostituzionali, come le liste bloccate, i capilista bloccati, le pluricandidature e il ballottaggio. Quindi noi siamo pronti per i cittadini e vogliamo dare la parola ai cittadini. Grazie. Grazie. Interviene Laura Castelli. Sì, buongiorno a tutti. Beh, questo governo chiude con l'ennesimo atto violento, ossia la posizione della fiducia sulla legge di bilancio, l'ennesima a posizione di fiducia. Nessuno però pensi di aver messo in salvo il Paese con questa azione. Il Paese non è in salvo, e appunto con questo atto violento lascia l'Italia e tutti noi cittadini con 2 grandi mancanze. La prima riguarda il rapporto con l'Europa. Abbiamo visto la farsa di un Presidente del Consiglio che va in Europa a chiedere, battendo i pugni, più flessibilità. Oggi non sappiamo, non abbiamo contezza di che cosa sarà la posizione dell'Europa nei confronti del nostro Paese. Sappiamo sicuramente che Bruxelles chiederà un correttivo all'Italia. Quindi questo è uno dei motivi per cui bisogna andare al voto immediatamente, evitando sicuramente un governo tecnico che possa fare ancora una volta il verso dell'Europa, di Bruxelles e di chi taglia le teste e taglia ciò che finisce sulla vita dei cittadini. Il secondo grandissimo buco lasciato mancante è quello che riguarda gli italiani e i cittadini rispetto agli enti locali. Noi abbiamo presentato, anche se sappiamo che non sono stati discussi, su questa legge al Senato, un pacchetto enti locali, lo stesso che avevamo presentato alla Camera e che ha avuto uno schiaffo in faccia da parte di questo governo ricattatore. Questo pacchetto noi l'abbiamo appunto riproposto, è la dimostrazione massima di ciò che ha tenuto l'ANCI, che ha fatto in questi mesi la trattativa per i comuni, per le città metropolitane, per le province. Lo vediamo davanti agli occhi di tutti. Il risultato ottenuto da ANCI è assolutamente zero, ha fallito completamente, anzi forse è pure peggio, perché ciò che arriverà dopo sarà sicuramente peggio. Si è fatto il gioco della scarpa prima, quindi la scarpa destra prima e la scarpa sinistra dopo il voto, e l'ANCI ha lasciato che questo accadesse sulla testa dei cittadini.
Oggi i nostri comuni, i nostri enti locali si trovano senza le norme che sono necessarie, perché purtroppo le fa ancora questo governo, necessarie per andare avanti e assicurare i servizi essenziali ai cittadini. E questa è una cosa che non è... Non può essere in qualche modo giustificata da nessuno. Io non posso scusare nessuno per questo approccio utilizzato dall'ANCI nei confronti di tutti i cittadini. Dopodiché De Caro del Partito Democratico essi stesso ha fatto dell'ANCI ancora una volta lo zerbino di Renzi e di questo governo, prestandosi al ricatto elettorale, per cui bisognava aspettare di fare le norme che interessassero i comuni dopo la riforma costituzionale. Quindi prima aspettiamo di vedere l'esito di questo referendum costituzionale, diceva Renzi, e De Caro è stato tranquillo e buono ascoltando il ricatto del suo partito, e oggi quello che abbiamo è gli enti locali che sono in uno stato di paura e dramma, perché non sanno come chiudere i loro bilanci, che cosa assicurare i saldi di finanza pubblica. Sono cose che uno pensa facciano parte della burocrazia, in realtà fanno parte della vita quotidiana, perché questo significa che non possiamo spazzare la neve, questo significa che il riscaldamento nelle scuole dei nostri figli sarà spento, che gli asili non li possiamo finanziare. Questo perché? Per l'ennesimo gioco di potere. E poi arriva il bello, cioè un ANCI che ci dice che c'è ancora una trattativa in atto. Una trattativa che probabilmente porterà al mille proroghe. Ora, io voglio sapere l'ANCI con chi diavolo sta trattando esattamente, perché in questo momento non c'è un governo. Oggi Renzi si dimette, il suo governo va a casa. Con chi tratta ANCI? La prossima settimana faranno delle riunioni con i comuni, con i sindaci. Io voglio sapere se ANCI sa per caso, prima di Mattarella, chi prenderà il posto di Renzi. Allora, o ci dicono che sanno già chi metteranno, perché metteranno sicuramente un governo che è lo stesso che oggi sta cadendo a pezzi ed è crollato a pezzi grazie al no su questo referendum, oppure non parliamo di trattativa, perché guardate che i comuni non possono più accettare ricatti e non devono più accettare questi ricatti fatti da che cosa? Da un ente come ANCI che ha fatto in questi anni lo zerbino e che anche quest'anno ha continuato a farlo, nonostante diceva che avrebbero usato un altro metodo, un altro modo. Quindi io vorrei una risposta, vorrei sapere con chi è che tratta ANCI in questo momento e soprattutto con chi tratterà nelle prossime settimane, visto che nessuno ad oggi sa chi prenderà il posto di questo governo. Per queste ragioni noi siamo convinti che bisogna andare al voto subito per evitare che gli italiani vengano presi ancora una volta in giro e che possano scegliere una volta per tutte che cosa fare delle proprie vite, perché che siano scelte politiche drammatiche, che siano di responsabilità, lo sappiamo tutti, chiunque venga avrà un grandissimo lavoro da fare, ma gli italiani devono scegliere una volta per tutte, perché il dramma di questi 3 anni, come l'abbiamo vissuto noi, come l'hanno vissuto i cittadini, non ha uguali. Grazie Laura, la parola a Francesco Cariello. Sì, grazie a voi. Questo governo è irresponsabile, lo ha dimostrato tirando dritto verso un referendum senza porsi la questione della sconfitta. Non ha avuto e non ha messo in pratica un piano B, e questo è l'ennesimo completamento di un processo che sta facendo crollare per profili di incostituzionalità tutte le riforme renziane. Partiamo dalle riforme delle banche, dalle riforme delle popolari, che ad oggi questo governo non ha ancora emanato quei decreti che tengono in conto delle sentenze del Consiglio di Stato, che ha definito incostituzionali soprattutto alcune parti di quella riforma. La riforma Madia, i contratti del pubblico impiego. Nella legge di bilancio noi avevamo proposto anche degli emendamenti per discuterlo. Ma cosa è stata la legge di bilancio? Una legge di bilancio presentata in ritardo al Parlamento. Quindi si è compresso il termine di discussione anche e di arricchimento della stessa legge proposta dal governo al Parlamento. Questa legge è stata discussa alla Camera e il Movimento 5 Stelle ha avuto un approccio totalmente collaborativo, entrando nel merito delle questioni, così come ha fatto durante la campagna referendaria. E questo merito non è stato nemmeno possibile discuterlo. Perché ricordiamo a tutti, per esempio, l'articolo 2 della legge di bilancio presentata alla Camera, che trattava le ristrutturazioni e quindi tutta la parte di riqualificazione edilizia del nostro Paese, che è il perno fondamentale su cui Renzi ha chiesto all'Europa anche maggiore flessibilità, non si è discusso alla Camera, rinviando
tutto al Senato. Questo ci è stato risposto in tutte le nostre proposte. Parliamo per esempio del riordino del settore dei giochi, dove il Movimento 5 Stelle aveva proposto il divieto assoluto di pubblicità. Anche quello se ne parlerà al Senato. Vogliamo parlare di tutti gli eventi calamitosi che non rientravano nel decreto terremoto, cioè quelli precedenti al 24 di agosto. Tutti quegli eventi. Ci si rispondeva sempre in commissione, il viceministro Morando rispondeva sicuramente questo pacchetto sarà discusso completamente al Senato e oggi cosa siamo qui a decidere su una legge che non deve essere modificata, perché? Per ragioni politiche, perché c'è un governo dimissionario. Quindi questo Paese ha la fortuna di avere una forza di opposizione totalmente collaborativa che vuole sempre e soltanto entrare nel merito delle questioni. Ma questo governo non lo ha permesso, comprimendo la discussione parlamentare, rinviando tutto al Senato, sapendo o magari essendo convinta di dover vincere il referendum della maxi riforma costituzionale. Ebbene, questo governo si è dimostrato totalmente irresponsabile, perché non ha previsto cosa sarebbe accaduto in caso di sconfitta. Oggi il Movimento 5 Stelle è pronto ad affrontare tutte le questioni irrisolte in questa legge di bilancio e sicuramente lo vorremmo fare dietro consenso popolare. Quindi è l'unica strada da seguire quella di tornare al voto e di farci dare un mandato pieno dai cittadini italiani. Grazie Francesco. Conclude la senatrice Barbara Lezzi. Buongiorno a tutti. Noi rifiuteremo e alzeremo le barricate perché non si insedi il terzo governo tecnico consecutivo, perché il governo Renzi non è stato altro che un ennesimo governo tecnico al soldo di un'Europa squisitamente politica che gli ha lasciato delle finestre di flessibilità buone solo a concedere dei bonus per comprare gli italiani durante le diverse tornate elettorali, alle europee, alle amministrative, fino ad arrivare anche a questo referendum costituzionale, in cui però gli italiani, quegli italiani che sono stati tacciati di essere prima gufi, dopo lamentosi, dopo portatori di iella, dopo troppo scoraggiati, ogni volta che il Movimento 5 Stelle metteva l'accento su quei piccoli imprenditori che purtroppo arrivavano anche al suicidio e sono arrivati anche al suicidio, c'era il Premier Renzi che andava in televisione a dare le pacche sulle spalle a Marchionne. Non è quella l'Italia che noi vogliamo. Noi vogliamo aiutare le piccole imprese e dare una risposta sia ai giovani che ai milioni di disoccupati. Queste finestre di flessibilità che l'Europa ha concesso a Renzi hanno prodotto quasi 40 miliardi di bonus, per cui ora già si chiedono dei correttivi pari a circa 5 miliardi da fare nei primi mesi del prossimo anno. Ci lasciano uno spread terribile e non sto parlando dello spread della differenza con il BTP, con i Bund tedeschi, sto parlando di altro. Sto dicendo che quando si è insediato il Premier Renzi, la differenza della disoccupazione tra noi e la media europea era dello 0,8%. Ora, malgrado 16 miliardi presi a tutti i contribuenti italiani, scippati soprattutto al sud con la decontribuzione, che è stata anche quella una norma spot, abbiamo questo spread che è salito all'1,8%. Abbiamo capito, ormai è chiarissimo, le regole dell'austerity che vengono dettate dall'Europa, che sono state dettate prima a Monti e poi a Renzi, sono fallimentari. Quello che noi adesso dobbiamo temere è solo che Mattarella non mandi immediatamente il popolo italiano al voto. La legge elettorale c'è, si può correggere quella che c'è alla Camera per il Senato, ma è giusto che chi è rimasto indietro, chi è stato lasciato in silenzio in questi anni dal Premier Renzi, riprenda la sua voce e scelga il suo governo politico, perché le scelte devono essere fatte in base ad un programma. Il Movimento 5 Stelle ha un programma chiaro e lo ha espresso in milioni di provvedimenti che sono stati depositati qui nelle istituzioni, tra Camera e Senato, in emendamenti, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno. Il disegno è chiaro e le scelte politiche sono chiarissime. È qui che deve scegliere il popolo italiano dove vuole andare.
Noi siamo stanchi di avere governi al soldo della Merkel o di Schäuble. Noi lo vediamo, l'Europa sta piangendo per il fallimento di questo referendum costituzionale, un motivo quindi ci sarà. Ora dobbiamo veramente mettere da parte le chiacchiere, le bugie, fino all'altro giorno, dopo i risultati di questo referendum, Renzi ha avuto il coraggio di propinare ancora una volta una serie di slide in cui addirittura diceva che il debito pubblico è diminuito. È stato capace di aumentare il rapporto debito-PIL a raggiungere il picco avuto dal 1861. Non si aveva un picco del genere dal 1861, abbiamo raggiunto il 132,8 di rapporto debito-PIL. Noi siamo rimasti a galla soltanto perché ci sono stati dei fattori esogeni. Vi ricordo il quantitative easing, l'abbassamento del prezzo del petrolio, il rapporto euro-dollaro, e allora tutte le istituzioni finanziarie prevedevano la crescita, stimavano la crescita per l'Italia all'1%. Renzi è stato capace di frenare persino i fattori esogeni. Cioè, a bocce ferme lui è riuscito a fare di peggio. Sarebbe stato meglio che fosse stato fermo, che si fosse fermato. Con lui, insieme a tutta la maggioranza del Partito Democratico, che sta lì adesso ad alzare le barricate solo sulla legge elettorale, solo sui premi di maggioranza, la lista, la coalizione, ma non ha alzato le barricate quando invece si sono fatti favori alle banche, quando si sono fatti favori alle lobby, compresa in questa legge di bilancio, quando si è data una bella mancetta a De Luca. Lì non hanno alzato le barricate. Attenzione quindi a tutto il Partito Democratico, al nuovo centrodestra, a tutta questa maggioranza che ha sostenuto il governo Renzi, perché ha prodotto soltanto macerie, miserie. La cosa poi, tra l'altro, più importante che io voglio stigmatizzare in questo momento è che nell'eredità del governo Renzi ci sono quelle clausole di salvaguardia che lui non ha affatto disinnescato. Lui le ha soltanto posposte nel tempo con un carico sempre più pesante. Sto parlando di quegli aumenti dell'IVA e delle accise che partono dal 1° gennaio 2018 e a cui dovranno mettere mano il governo che verrà. E noi ci auguriamo che sarà il Movimento 5 Stelle, perché se di sacrifici si dovrà parlare noi saremo onesti e andremo a fare però delle scelte politiche molto ben dirette. Noi non andremo a colpire il ceto medio, noi non andremo a colpire i poveri, non andremo a colpire i servizi sanitari. Io vi ricordo che dal 1° gennaio 2017, purtroppo, come ha previsto la finanziaria dell'anno scorso del governo Renzi, arriveranno ben 13 miliardi di tagli alla sanità. Questo avrebbe dovuto mettere anche nelle sue slide, e per questo avrebbero dovuto alzare le barricate la minoranza del Partito Democratico, il nuovo centrodestra e tutto l'arco parlamentare, mettersi accanto a noi. Invece su questo ci hanno lasciato soli, perché noi è lì che volevamo correggere, prima di tutto. L'efficienza, infatti, non passava mica da questa riforma costituzionale, ma passava purtroppo da quelle risorse che sono state tagliate dal governo Renzi, perché l'Europa gliel'ha chiesto e lui ha obbedito. Il governo Renzi ha avuto soltanto un buon comunicatore, un buon dispensatore di bugie e di menzogne, patologico, perché continua tra l'altro a dire bugie, a vantare nuovi posti di lavoro, a vantare efficienza che avrebbe dato. Non ha dato proprio nulla, non ha aiutato né le imprese, non ha aiutato i lavoratori, non ha aiutato neanche i disoccupati né i poveri. Gli italiani hanno alzato la testa. Hanno ripreso la loro dignità, loro non sono gufi, i nostri italiani sono persone che vogliono lavorare, però essere anche, vivere in un regime fiscale normale. La produttività passa da quello, noi non possiamo avere un totale di tasse da pagare superiore di 20 punti rispetto al resto dell'Europa, quella è la competitività, non abolire l'articolo 18. Non abbassare il livello dei diritti dei lavoratori. Non è con i voucher che si conquista la competitività. Le imprese hanno bisogno di altro. Hanno bisogno anche di sviluppo e di ricerca. Hanno bisogno di investimenti. E gli investimenti Renzi li ha previsti tutti dal 2018 in poi, poggiati tutti su quell'aumento dell'IVA che partono dal 2018, per ben 20 miliardi.
Questo ha fatto il governo Renzi, in questa legge di bilancio non ci sono investimenti, non c'è la prevenzione per quei 24 milioni di italiani che vivono a rischio sismico, non ci sono. E c'è scritto nero su bianco. Quindi noi ribadiamo la nostra scelta, che è stata quella di presentare pochissimi emendamenti, solo quelli che in legge di bilancio potevano essere approvati nel più breve tempo possibile. Non abbiamo presentato ordini del giorno o impegni al governo, perché questo governo non è il nostro interlocutore, non è interlocutore degli italiani, che hanno detto chiaramente che deve andarsene a casa. Ed un appello al presidente Mattarella, io mi rivolgo con estremo rispetto, però lui deve rispettare questa volontà popolare. Finalmente gli italiani vogliono credere alla verità, vogliono conoscere la verità e vogliono delle scelte politiche ben precise. Anche il Partito Democratico ormai deve prendere delle scelte. Non può aver sostenuto banche, lobby e multinazionali e poi dire che vuole pensare al bene degli italiani o vuole dare delle risposte per il Paese. Io sentivo dire ieri da alcuni bisogna dare risposte per il Paese. Dove sono stati fino adesso? Questa maggioranza ha retto sia il governo Letta che il governo Renzi. Sono tutti colpevoli, dal decreto Banca Italia in poi. Attenzione a questo. L'unica alternativa è andare alle elezioni. Ecco perché noi insistiamo. Insistiamo per dare finalmente stabilità al nostro Paese, perché non può vivere un Paese in bilico tra una riforma elettorale, uno che tira la giacchetta all'altro o che parlano di riforme costituzionali giusto per mettere il nome sulla riforma. Non va bene così. Bisogna riformare, bisogna rimettere in piedi questo Paese perché lo merita, perché è stato coraggioso, perché ha risposto coraggiosamente a tutto il terrorismo psicologico, mediatico che c'è stato negli ultimi due mesi. E come vedete, in realtà non ci sono le cavallette, non è arrivata la fine del mondo. Anzi, anzi. Grazie. Grazie Barbara. Se ci sono domande tra i giornalisti. Certo. C'è un microfono per... Salve, sono Luca Monticelli dell'Agenzia Dire. Volevo fare una domanda all'onorevole Castelli, che ha parlato dell'ANCI. Siccome c'è stato pochi mesi fa le elezioni di De Caro, se non sbaglio i sindaci del 5 Stelle si sono astenuti. Si era detto che si valutava un percorso di qualche mese per fare una sorta di tagliando alla gestione dell'ANCI e poi decidere se i sindaci del Movimento 5 Stelle sarebbero usciti o meno dall'Associazione dei Comuni. L'intervento che ha fatto lei mi sembra possa anticipare questa scelta, possa prefigurare nei prossimi mesi dunque un'uscita del Movimento 5 Stelle dall'ANCI. Ma faremo il tagliando e questa è un'occasione per raccontare ai cittadini che cosa è successo. Le scelte il Movimento 5 Stelle le fa insieme alle persone coinvolte e quindi ancora una volta farà il tagliando e deciderà che cosa fare. Ma oggi era corretto fare il punto su una situazione che non è conclusa, perché non è conclusa, perché i nostri enti territoriali ancora hanno delle risposte grandissime da ricevere. E quindi aspettiamo di vedere, ma abbiamo ritenuto che oggi fosse il momento giusto per spiegare i fallimenti ancora una volta di questa istituzione, passo dopo passo, senza fare sconti a nessuno e senza far nascondere nessuno dietro un dito, come dire mettere le mani avanti sulla questione milleproroghe, che purtroppo vedrà nei prossimi mesi un grande dibattito. Cioè è vero che purtroppo questo paese, essendo stato governato così male, non può sopravvivere senza un milleproroghe. E io, guardi, le dico, non posso accettare che un paese possa non possa vivere senza un milleproroghe, perché il fallimento di una classe politica che anno dopo anno si porta dietro i problemi che non vuole risolvere. Quindi ne parleremo e oggi era un momento per fare il punto insieme a voi. Altre domande? Nessuna? Bene, allora concludiamo qui la conferenza. Grazie a tutti.